voglio ricordare anche qua, diciamo, con la scomparsa del dottor Marchione, che voglio dire, chiaramente è stato per noi un evento, per me anche personalmente, un evento molto traumatico. In 5 mesi abbiamo messo a punto il più velocemente possibile la parte, diciamo, italiana. Stiamo lavorando sugli altri pezzi, non so se sarà qualche mese o fine del prossimo anno, ma sicuramente non andremo molto oltre, perché gli investimenti li stiamo studiando, li stiamo preparando. Allora, la Polonia è uno strumento molto importante per noi, fa 2 macchine comunque importanti per noi, che sono la 500 e la Y. Sicuramente andremo a locare nuovi modelli sulla Polonia nell'arco del piano, ci stiamo lavorando. È vero che potenzialmente in futuro la Panda potrebbe, era stato detto che poteva andare in Polonia, direi non è ancora sicuramente il momento, ma credo che abbiamo altri modelli anche nella nostra gamma che probabilmente potrebbero essere allocati sulla Polonia, ed è su quello su cui stiamo lavorando. Per quanto riguarda la localizzazione della Compass, la 500 elettrica e l'SUV Alfa a Pomigliano e l'incremento di capacità produttiva di Sebel, partiamo domani mattina. Cioè, quello che era un elemento fondamentale della presentazione che noi abbiamo fatto ai sindacati, e questo non è un piano di 3 anni dove stiamo dicendo faremo queste cose e poi vi facciamo sapere quando inizia. Su alcuni di questi progetti, in particolare questi 3, questi 4, noi iniziamo gli investimenti domani mattina. Sicuramente si conferma la produzione di Maserati, perché abbiamo installato qua le piattaforme, diciamo, legate al marchio premium Maserati, e che tra l'altro avrà uno sviluppo nell'elettrico e nell'ibrido, quindi non a caso andiamo a mettere a fianco una nuova produzione, che è quella della 500 elettrica, che non la definirei di lusso, ma sicuramente premium, perché una mini car elettrica sicuramente non è un oggetto, come dire, super economico. Quindi, diciamo, espande la vocazione, se vogliamo, di Torino.